E ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi vi voglio parlare di DesignCap, un software online che permette di creare grafiche di qualsiasi genere utilizzando template ottimizzati per costruire manifesti, biglietti d'auguri, miniature video YouTube, banner Facebook, banner Twitter e tanto altro. Andiamo subito ad accedere. Per chi non si è ancora iscritto, la registrazione è molto semplice, con la possibilità di effettuarla tramite l'account Facebook o Google. La schermata home è pronta all'utilizzo, però prima, per chi avesse difficoltà nel comprendere la lingua, date un'occhiata se è avviabile in quella che desiderate. Purtroppo l'italiano non è presente, però almeno è disponibile l'inglese. Analizziamo la schermata principale, giusto per capire cosa è possibile fare. Innanzitutto ci vengono proposti vari template già preimpostati, in maniera tale da partire già da una base. Ogni template è ottimizzato per un determinato scopo, ad esempio il banner per il canale YouTube ha già quel formato specifico, con font ed icone di una grandezza precisa. Se invece vogliamo partire da zero, abbiamo un'esigenza particolare nella dimensione del template, possiamo personalizzare il progetto. C'è solo un'unità di misura, ovvero i pixel, anche se è quella più utilizzata, giustamente. Peccato che non ci sia il centimetro o il millimetro, magari uno non è abituato ad utilizzare questo standard. Comunque, supponiamo di creare uno sfondo desktop. In genere si va sul 1920x1080. Ecco che appare la pagina, completamente bianca, vuota, pronta ad essere arricchita. Per fare questo dobbiamo sfruttare le varie caselle che vedete a sinistra. Abbiamo foto, dove saranno disponibili migliaia di fotografie suddivise per categorie, dagli animali per passare al cibo. In elementi abbiamo disponibili varie forme geometriche, quadrati, rettangoli, triangoli, cerchi, più ne ha più ne metta, linee di tutti i tipi, continue, tratteggiate, insomma forme generiche da applicare al foglio. Le icone utili nel caso volessimo rappresentare dei dati, delle statistiche magari, così si facilita la comprensione. La sezione centrale è dedicata al caricamento delle immagini prese dalla memoria del PC. Le estensioni caricabili sono JPG e PNG. Mi dispiace che non siano supportati altri formati, non è possibile neanche fare un copia e incolla delle immagini presenti su internet in maniera da non salvare la suddetta immagine su PC. Si può notare il limite di foto caricabili sul server. Perché, per chi non l'avesse ancora capito, gli elementi messi all'interno di questo spazio saranno sempre disponibili, a meno che non si eliminino manualmente. Questo limite è impostato su 1000 foto. Questo per non intasare i servers, giustamente. Ci notifica anche quanti blocchi abbiamo utilizzato finora. Con un semplice clic sull'icona del cestino è possibile eliminare tutto quanto. Nella sezione sotto è possibile scegliere un font ed applicarlo sul foglio, cliccandoci o più semplicemente trascinandolo. Successivamente è possibile cambiare vari parametri, come il tipo di carattere, la grandezza, il colore, il grassetto, il sottolineato ed altro. La penultima sezione è alquanto simile a quella dedicata alle icone di grafici. Qui abbiamo appunto icone singole o insieme di icone che ci permettono di addobbare o chiarire alcuni aspetti del foglio. Infine, possiamo dare uno sfondo colorato, vivo alla pagina, utilizzando dei singoli colori, personalizzandoli anche grazie alla tavolozza. Colori mischiati sotto la tecnica del blur, dello sfumato quindi, oppure come detto prima, colori più vivi, animati, grazie a giochi di icone e sovrapposizioni. Passiamo velocemente ai pulsanti presenti nel foglio.
possiamo aggiungere una pagina in maniera da avere più lavori in un singolo progetto, oppure per depositarci qualcosa di provvisorio che poi servirà al foglio protagonista, il copia per poter copiare interamente il foglio, le frecce avanti e indietro per scorrere fra le varie pagine ed infine il pulsante elimina per cancellare un foglio. Per scaricare quest'ultimo o una serie di fogli occorre andare in cima a destra e cliccare su download. Relative opzioni ci consentiranno di impostare al meglio il progetto da scaricare, come il formato JPG, PNG o PDF, e la dimensione, utile se vogliamo decomprimere. Più a sinistra c'è il bottone di salvataggio per non perdere nulla di quello realizzato finora, e poi all'estrema destra troviamo il bottone condividi, dove possiamo copiare un link generato e mandarlo a chi ne ha bisogno. Guardiamo velocemente in basso, sempre a destra. Troviamo la dimensione in pixel impostata, lo zoom per consentire di lavorare al meglio e un collegamento per mandare una segnalazione al supporto tecnico se eventualmente capitasse qualche inconveniente o disagio. Bene, direi che non c'è altro da dire, le cose fondamentali le ho espresse. Per chi ha visto un mio precedente video, può dire ora, conclusi sì il tour panoramico, che questo design cap è decisamente simile, se non uguale, al famoso Canva, dove appunto, come detto poco fa, ci ho dedicato un tutorial. Se si confrontano le due piattaforme, se optate per la semplicità e quindi per la velocità, è consigliato Design Cap. Se invece desiderate più foto, icone, grafiche varie da applicare nei differenti formati, allora collegatevi al sito di Canva. Il sito ufficiale lo trovate nella descrizione. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto, in maniera da rimanere aggiornati su ogni pubblicazione, ed inoltre di lasciare il mi piace per il supporto. Noi ci vediamo ad un prossimo video.